Godo, godo e dovevo aprirla così. Dovremmo aprirla così. Questa partita, questo post partita lo dovevo aprire così. Allora, come sapete, per me, dopo le partite serali, per me è difficile fare il post partita subito. Quindi, siamo nel day after di Roma-Napoli 0-1. Il gol è di Victor James. Oh sì, me. Oh sì, me. Sempre lui. Allora, prima premessa. Mourinho, dove sei, Mourinho? A casa, pur tu. Prima tu e poi tutti gli altri. Tutti i gufi erano sempre così, vedi, sul trespolo, poi niente. Anche oggi, undicesima vittoria di fila per il Napoli. Seconda premessa, Mourinho che va a dire che il Napoli non merita, si va a lamentare dell'arbitro. A me fa ridere, e fa ridere anche Karsdorp, che dopo esattamente 12 minuti si va a prendere una rimessa laterale misera e va a caricare. E anche oggi, anche ieri, il Napoli vince a Roma, ragazzi. Il Napoli vince contro la Roma 1-0, appunto, gol di Osimhen. E ragazzi, volevo mandare un grande saluto al mio amico Pietro, romanista. Mi dispiace, devo dire la verità, mi dispiace, però oh. Noi siamo forti, continuiamo la nostra striscia di vittorie. Non ci fermate più, non ci fermate più, aiuto. Non ci fermate più, rassegnatevi, non ci ferma più nessuno. Non ci ferma più nessuno. Prima di parlare della partita, l'ho detto anche su Instagram, io mercoledì per Napoli Rangers sarò allo stadio Maradona, sarò in curva A, quindi il video sempre uscirà il giorno dopo, però vedremo un po' con i tempi come ci troviamo. Allora, Napoli che nel primo tempo parte subito forte, subito un'occasione con Lozano, poi subito dopo una lisciata da parte di Smalling sotto porta che se finiva dentro lì era proprio da andare a casa. Napoli che interpreta benissimo la partita, che domina la partita perché la Roma mette su tiro in porta, cioè non ha fatto un tiro in porta. Se quel cross dove ha toccato Meret e poi Camara è stato anticipato da Lozano, Osimhen è ripartito, si è magnato Chielugo, mannaggia Osimhen, che le cose facili le sbagli e che le difficili fa in un grandissimo gol, perché ha fatto un gol esagerato, esagerato. Probabilmente Rui Parrissio si sta ancora chiedendo come abbia fatto Osimhen a fargli quel gol pazzesco. Allora, la Roma che, come detto, ha fatto un tiro in porta, Lampi di Zaniolo qualche volta con Juan Jesus, che ha sofferto, cioè è stato bravo, grande partita, soprattutto su Abraham, che probabilmente se lo sono divisi loro, Kim e Juan Jesus, soprattutto Kim. Veramente grande partita, e ci tengo a sottolineare anche la prova di Mati Olivera, che quando è chiamato in causa, sempre pronto, sempre presente. Ed è fino adesso un acquisto azzeccato, un altro acquisto azzeccato per il Napoli. Stavo parlando di Juan Jesus, che ha sofferto tanto nel primo tempo le accelerazioni di Zaniolo, però è stato bravo comunque a contenerlo, se così vogliamo dire. Scusate, è stato bravo a contenerlo ed è riuscito comunque a limitare i danni su Zaniolo. Limitare i danni poi è un parolone, perché la Roma, come detto, non ha tirato in porta. E Napoli che le occasioni le ha avute, soprattutto nel secondo tempo abbiamo fatto un super approccio, però c'era sempre quella paura. Sempre la paura di dire: mamma mia, questi ci segnano, mamma mia. C'era l'occasione di Lozano, l'occasione
con Kvara che è stato murato da Smalling, le cose là. A proposito, Valeri, vergognati! No, chi era? Irrati, vergognati! Allora, chi mi... Allora, avete visto Fiorentina-Inter sabato? Rigore. Perché a loro sì, a noi no! È lo stesso, è lo stesso! E Marelli probabilmente in redazione teneva la sciarpa di Totti, la sciarpa di Montella, la sciarpa di questo e di quella, per dire che non era rigore. Cioè, io non lo so, lo stesso contatto che è stato fischiato su Lautaro Martinez in Fiorentina-Inter non è stato fischiato adesso. Non è stato fischiato adesso. E Marelli che dice che c'è una grandissima differenza. Quale? Quale sarebbe la differenza? Che Ndombele non partiva in fuorigioco rispetto a Lautaro? Boh, non lo so. Poi, sempre tu, Irrati, sempre tu, citando Conte che diceva sempre tu, Maresca, io adesso dico sempre tu, Irrati che fischia 7 secondi prima, alla fine del primo tempo, la fine del primo tempo viene fischiata 7 secondi prima con il Napoli che era in attacco e stava per tirare, quindi cosa veramente vergognosa. Smalling ammonito, doveva essere espulso Smalling, e il giallo di Smalling veramente è stato un peso importante in questa partita, perché Smalling da quando ha preso il giallo non ha contenuto mai Osimhen, e il gol nasce anche da un suo errore. È stato bravissimo Osimhen, ragazzi, si è girato, ha fatto una bomba esagerata e finita in porta. E vincere così all'Olimpico proseguendo questa striscia di vittorie, questa strada ci dà ancora più convinzione per il futuro. Pensierino allo scudetto? Io dico di sì, però bisogna aspettare la pausa mondiale. Se il Napoli manterrà questo ritmo fino alla fine, fino alla pausa mondiale, e poi magari riuscirà anche a proseguire, magari anche con qualche intoppo, perché prima o poi dovremmo perdere una partita, speriamo ovviamente il più largo possibile, e riesce a mantenere questo ritmo e riesce ad avere un certo, scusate, c'ho le pile in mano quindi non sentite questo, un certo distacco in classifica, io allora un pensierino ce lo faccio. Poi voi potete dire quello che vi pare, il Napoli non voglio neanche pensare quello che adesso vi esce dalla bocca dopo questa vittoria. Com'era la Roma, e allora adesso sì che vi fermerete, adesso dobbiamo vedere, sì, perché il Napoli, grande Napoli, però bisogna vedere quando giocherete con una squadra che si trova tra le prime 6 della classifica. Sì, sono qua i tifosi malati, sì, sono questi sotto i commenti, sono nei direct, venite, ambulanza, venite qua che ci sono i tifosi malati, venite qua, soccorreteli. Perché Roma, Milan, Lazio, cosa sono? Squadrette? La Roma ha giocato a catenaccio. E io l'avevo detto, lo dissi a Michele, lo dissi qualche... La Roma ha giocato a catenaccio. La Roma ha giocato... La Roma non è una piccola squadra, ma ieri ha giocato da piccola. Io lo sapevo che giocavano a catenaccio, lo sapevo. Noi siamo stati, avete visto, no, la Lazio, no? Noi siamo stati gli ultimi a fare i gol, perché poi loro hanno vinto con l'Atalanta, chapeau a Sarri che sta facendo un super lavoro. Siamo stati gli ultimi a fare i gol. Cioè, la grandezza di questo Napoli è qualcosa di pazzesco, perché anche quando magari non convince tanto, quando Kvaratskhelia soprattutto non convince tanto, perché ieri non ha convinto tantissimo, ma qualche fallo se l'è preso, qualche finta l'ha fatta, qualche giocata l'ha avuta, ed è questo che va premiato, soprattutto sulla fine, che si è preso dei falli veramente veramente importanti, e veramente questo va premiato tanto, il lavoro da parte del georgiano che si sacrifica per la squadra, ognuno pensa ad aiutare il proprio compagno, non si pensa mai a sé,
E Osimhen, soprattutto, su questo punto di vista sta crescendo, è cresciuto perché ha imparato ad aspettare il momento per segnare. Perché Osimhen prima tirava, non segnava e si incazzava. Invece adesso, con calma, quando sbaglia, poi aspetta un altro momento decisivo. Il momento decisivo è arrivato al 35esimo del secondo tempo e ha saputo sfruttarlo. Benissimo! E vorrei mandare un messaggio anche a tutti i vostri romanisti, come diceva la canzone, batta cucca, ecco, c'è questo, volevo chiudere così. Allora ragazzi, dunque, Napoli che si riprende, ce l'aveva già, si prende la testa solitaria della classifica dopo che era stato raggiunto dal Milan, sconfitta dell'Atalanta contro la Lazio, quindi ottimo. Napoli a più 3 dal Milan, a più 10 dalla Juve, che saluto, a più 6 dall'Inter, cioè non so quanti punti. Comunque, stiamo distaccando qualcuno, bisogna togliersi di mezzo quel Milan, quell'Atalanta che ci danno sempre fastidio. Bene ragazzi, quello che vi dovevo dire l'ho detto, forza Napoli sempre, muti tutti i romanisti, tutti. Quelli che erano soprattutto allo stadio, i cori a fare, i fischi contro i ragazzi di colore, vergognatevi, ancora nel 2022 queste cose, muti, tutti gli striscioni che avete fatto contro Spalletti, contro Napoli, muti, tutti muti, ciao.